Amici telespettatori, bentornati a Sportivi 360 gradi. Mi trovo a centrocampo, una porzione, una parte del terreno così ben controllato dal nostro prossimo ospite, il signor Sandro Grande. Signor Grande, Sandro, grazie di essere stato di essere con noi. Grazie a voi. Allora, siamo qui con Sandro Grande, che è il direttore della SG Calcio, e la SG Calcio sta facendo una collaborazione molto interessante con le Juventus Soccer School. Allora, spiegaci un po' per quanto riguarda questa associazione tra la SG Calcio e la Juventus Soccer School, di che cosa si tratta? Per adesso si tratta di un primo passo, facciamo dei soccer school qui a Montreal. Al mese di maggio abbiamo firmato un accordo tra la mia società e la Juve in Italia, dove vengono allenatori un paio di volte all'anno per fare soccer school, per allenare le nostre squadre della mia, della società dove lovoro io, che è l'Étoile de l'Est qui a Laval. E niente, questo, come ho detto, primo passo per poi dopo fare progetti un po' più grandi. In questo momento quali sono gli allenatori della Juventus Soccer School che sono qui a Montreal e che stanno allenando con te questi giovani ragazzi? Abbiamo Lorenzo Grossi, head coach, e abbiamo Luca Corona che sta qui con lui. Sono due allenatori che vengono direttamente dall'Italia, che prendono in carico l'Academy, tutti gli Academy in Italia, dove loro praticamente fanno da supervisori per questi Academy. Erano i primi due che sono venuti qui a Montreal per aiutarci a costruire questo progetto insieme e far sì che il progetto ha successo. Allora, in questo momento i giocatori, i giovani, hanno quale età, e magari ci puoi spiegare un po' chi sono questi giovani che partecipano alla tua soccer school? Allora, per adesso in campo c'è Lorenzo Grossi, che sta con gli under 13 dell'Étoile de l'Est. L'under 13 è una squadra dove io alleno, è la squadra di alto livello, praticamente del più alto livello qui nel Quebec. Prima c'era Luca Corona con la squadra degli under 14 AAA, che anzi l'altra sera ha vinto i quarti di finale della Coppa del Quebec e faranno la semifinale fra un paio di settimane. Senti Sandro, vogliamo anche sapere l'obiettivo di Sandro Grande, l'obiettivo della Juventus Soccer School, qual è? È di mandare dei giocatori in Europa? Qual è l'obiettivo di questo progetto? Per me è fondamentale aiutare i bambini a crescere nel mondo calcistico, perché per adesso a livello mondiale il Canada è un po', c'è tanto dietro. Io voglio dare una mano al calcio canadese, voglio dare una mano al calcio quebecois, e voglio anche dare una mano alle società che ci sono qui, tipo Impact, tipo Toronto FC, tipo Vancouver, perché comunque sono tre società professioniste che abbiamo qui in Canada, e meglio che loro vincono che perdono. Allora, se io do una mano e tutti ci mettiamo insieme sulla stessa pagina per aiutare questi bambini a crescere a livello calcistico, saremo tutti meglio alla fine. Poi se c'è quel ragazzo molto molto bravo nei prossimi anni che avrà l'opportunità di andare alla Juve veramente e fare qualcosa di buono, perché magari un allenatore della Juve vede qualcosa di speciale in questo ragazzo, quello sarebbe un sogno sia per me ma più per il ragazzo, che io quando crescevo io non c'era questa possibilità per me. Ero un ragazzo abbastanza forte a livello calcistico, però queste possibilità erano poche. E se io facessi un buon lavoro e abbiamo la possibilità di creare questa relazione con la Juve, sarebbe fantastico. Infatti Sandro, sappiamo che tu sei stato primo, credo, canadese che ha giocato in Serie A italiana con il Brescia all'epoca, è uno dei pochi canadesi che ha giocato all'estero, però è un po' paradossale. Qui l'Impact vuole dei giocatori italiani, dei giocatori argentini, mentre noi adesso vogliamo mandare dei canadesi in Italia. Allora, quello sì, però l'unica cosa che la gente deve sapere è che creare giocatori, sviluppare giocatori non è facile. L'Impact ha iniziato nel massimo campionato tre anni fa, e hanno iniziato loro Academy solo 3 o 4 anni fa,
ci vuole tempo, non è che all'indomani abbiamo già giocatori fatti, pronti per giocare in prima squadra. Allora comunque l'Impact sta facendo un buon lavoro, i frutti li vedremo nei prossimi 5-6 anni e loro sicuramente avranno meno stranieri e più ragazzi di Montreal. La stessa cosa sta facendo il Toronto, la stessa cosa sta facendo il Vancouver. Allora se io posso fare la stessa cosa e altri fanno la stessa cosa, fra 5-6 anni speriamo che l'Impact ha 10 giocatori che sono canadesi, forte, e magari uno o due fenomeni tipo Marco Di Vaio, tipo Nesta, tipo Ferrari, che vengono qui a darci una mano, tipo Piatti che hanno preso adesso, che comunque porta qualcosa in più all'Impact. Però sicuramente negli anni che vengono vedremo tanti ragazzi di Montreal giocare con loro. E Sandro, a livello del calcio della nazionale, canadese, c'è anche un lavoro da fare per sviluppare la nazionale nostra, la nazionale del Canada? Sì, quella è un'altra cosa, è la stessa cosa come l'Impact, ci vuole tempo, ci vuole che tutti si mettano sulla stessa pagina, che tutti si mettano a pensare solo ai bambini, perché alla fine io faccio questo, tutti facciamo questo per i bambini. Se noi facciamo un buon lavoro per i bambini, alla fine il Canada si trova con giocatori che sono migliori, di alto livello. Se ognuno va per la sua strada, poi lì non arriviamo mai a niente. È quello che stiamo vedendo con la Germania, col Belgio. Hanno cambiato il loro programma 10-15 anni fa e adesso iniziamo a vedere i frutti. Infatti, Sandro, a tuo parere, qual è la differenza più importante tra il nostro calcio, il calcio canadese e il calcio europeo? E a livello tecnico, a livello tattico, qual è veramente la differenza secondo te? A livello di allenatori, non abbiamo abbastanza allenatori qui che sono conoscenti di questo sport e che si concentrano sulle cose che ai piccoli si dovrebbe pensare, tipo la tecnica, tipo la tattica. La tattica è una cosa che non è molto semplice a imparare e non è molto semplice a insegnare. Quello che fanno in Europa, che fanno un po' dappertutto, anche in Sud America, è che si concentrano più sulla tecnica quando sono piccolini e fanno tanta tecnica quando sono piccoli. La fase tattica la mettono dentro nell'allenamento, ma un po' alla volta. Poi a 14-15 anni, quando sono un po' più grandi, un po' più maturi, lì inseriscono un po' di più. Va bene, smettiamo di parlare di tattica e di tecnica. Adesso fai sognare i giovani telespettatori. Quando sei stato in Italia, spiega loro un po' questo sogno, spiega loro un po' quello che può essere giocare il calcio professionistico in Italia. Allora fai sognare questi giovani. Guarda, il primo giorno al Brescia uscì dalla macchina e faccio 10 passi, mi trovo davanti Andrea Pirlo e Roberto Baggio, che sarebbe il massimo dei sogni miei quando ero piccolo, e poi a 22-23 anni ho questa opportunità di trovare davanti a me gente come questi fenomeni, questi giocatori mondiali, livello mondiale. Io quello che ho vissuto non lo cambierei mai per niente nella vita, perché comunque è una cosa fantastica, e spero che ci saranno bambini di qua, ragazzi di qua, che potranno vivere la stessa cosa che ho vissuto io. Quindi è stato un sogno per te e speriamo che potrebbe anche essere un sogno per i nostri giovani telespettatori. Quindi ritorneremo dopo la pausa, Sandro, con un altro segmento con uno degli allenatori di questa scuola calcio, di questa scuola della Juventus Soccer School, il signor Luca Corona, che ci spiegherà un po' il suo progetto, come vede il suo coinvolgimento in questa soccer school e come può anche lui contribuire allo sviluppo dei nostri giovani calciatori. Allora, a fra poco con il signor Luca Corona.